Ben ritrovati cari amici da Stilorso, uno Stilorso oggi un po' raffreddato, per cui perdonate la voce un po' bassa, ma oggi parleremo di un inchiostro veramente particolare, veramente bello a mio avviso, un inchiostro anche poco visto, e per cui per me è un grande piacere poterne parlare un po'. Stiamo parlando del Curetake Ebicha in caffè. Curetake è un'azienda giapponese fondata nel 1902 che per festeggiare i 120 anni dalla sua fondazione ha lanciato questa linea di prodotti. Vedremo perché si chiama Ebicha e vedremo perché il nome esteso di questo inchiostro è Meiji no Iro. Scusate la pronuncia giapponese, ovviamente non la so minimamente. Allora, parliamo di una confezioncina molto bella, decorata con appunto motivi dell'epoca Meiji. L'epoca Meiji è l'epoca praticamente definita della restaurazione imperiale in Giappone e parte nel 1867 e finisce nel 1912. Poi ve ne parlerò un po' più diffusamente. Allora, aprire questo inchiostro non è semplicissimo. Bella la scatoletta esterna e dentro troviamo il vasetto di vetro, molto elegante, molto minimal, con scritto Ebicha. Eccolo qua. 20 ml. Come al solito, prima andremo a vedere con il cotton fioc com'è la resa vera su carta bianca come questa da fotocopie, e poi andremo a vedere un po' come scrive all'interno di una penna dal flusso molto copioso come la Noodles AAB. Tonalità è questo? È un viola, un melanzana, però vedrete molto particolare a mio avviso. Eccolo qua, vediamo ancora un po', eccolo qua, guardate che bel colore, che bello shading che ha questo colore. Ebicha, perché Ebicha? L'epoca Meiji, tanto scriviamo qualcosa, come vi avevo detto, inizia nel 1867, come vedete sul pennino è un pochino più scura la resa e quindi questo lo rende un inchiostro anche molto versatile in molte circostanze, perché non è un viola sparato che magari potreste avere qualche remora nell'utilizzo, è un viola direi utilizzabilissimo. L'Ebicha era praticamente il viola, però il viola era sì considerato nobile, ma la gente ne era anche in qualche modo spaventato e quindi invece di chiamarlo viola lo chiamano appunto Ebicha, che da quanto ho capito vuol dire tè all'uva. Questo colore diventa molto molto popolare durante questa epoca Meiji, che inizia nel 1867 e finisce nel 1912, e viene usato moltissimo per gli hakama, che sono delle quelle gonne pantaloni originariamente maschili, ma adesso soprattutto femminili, molto indossati dai giapponesi. Quindi era un colore molto di moda all'epoca. Guardate come inchiostra questa penna, che bello shading. La Noodles AAB, la sapete, da tanto inchiostro, quindi secondo me è ideale per far vedere il comportamento di un inchiostro. Vi racconterò qualcosa di più di questa epoca Meiji. Come sapete, tutto inizia nel 1853, quando il Commodoro Perry, il Commodoro americano Perry, entra in Giappone, attracca ad Uraga, perché vuole intraprendere delle relazioni commerciali con il Giappone, che all'epoca era isolato. Era completamente isolato dall'Occidente. C'erano un pochino di scambi a Nagasaki con l'Olanda, ma al di là di questo non c'era nulla. Commodoro Perry entra con le sue navi nere e gli viene intimato di andare via. Lui dice: no, non solo non vado via, ma vi bombardo se non mi fate parlare con qualcuno di importante, con l'imperatore. Allora gli viene concesso e nel 1854 viene firmata la Convenzione di Kanagawa, data abbastanza importante per la storia del Giappone. Perché importante? Perché all'epoca il Giappone
C'era sì l'imperatore, ma era di fatto retto dallo shogunato, e che tendeva a mantenere un'organizzazione feudale del paese, molto arretrata, medievale. Questa convenzione di Kanagawa crea dei malcontenti all'interno della società giapponese, malcontenti che portano, vi sto a raccontare tutto, vi annoierei, al 1867 a quella che si chiama appunto la restaurazione Meiji. Meiji è il nome dell'imperatore che verrà, diciamo, rimesso sul trono, in realtà non è mai andato via, ma che riacquista pienamente poteri e a svantaggio dello shogunato, perché lo shogunato da allora perde potere e si ha l'abolizione dell'epoca feudale, lo spostamento dalla capitale da Osaka a Edo, l'attuale Tokyo, e quindi cambia la società cinese, scusate, la società giapponese, si modernizza profondamente e iniziano ad esserci i primi influssi della società dell'occidentale. Vabbè, ci hai raccontato questa storia, ci hai annoiato. Facci vedere ancora un po' questo inchiostro. Lo faccio vedere meglio da vicino. Come potete vedere, un viola con qualche richiamo, con qualche sfumatura marrone, molto saturo, molto versatile a mio avviso, perché non è quei viola che se li usate, date nell'occhio. Non dà nell'occhio. Però è particolare. Molto particolare. Quindi anche in un contesto lavorativo è perfettamente utilizzabile. Certo, magari non in un ambiente, che ne so, notarile, in un ambiente molto serioso, però diciamo in un ufficio normale, voglio dire, sì, si vede che è un viola scura, però non è che, non fate la figura degli eccentrici, ecco, se questo vi spaventa, ma anzi avete un inchiostro dal comportamento meraviglioso. Perché? Perché questi inchiostri della Kuretake, innanzitutto Kuretake fa una marea di prodotti per la cancelleria, fa brush pens, fa di tutto, è una multinazionale. E sono a base di acqua, quindi non intasano la penne, sono garantiti sicuri per tutte le penne, anche vintage. Ci metterei la mano sul fuoco? No, perché ce l'ho relativamente da poco questo inchiostro, però vi posso dire che è veramente, veramente liquido, un piacere da utilizzare. Come lo sapete, a me piacciono gli inchiostri blu. Questo però ha un suo perché, se volete un pochino uscire dai classici blu, dai classici neri, questo ebicia, questo tè all'uva è veramente un qualcosa di particolare. Certo, a mio avviso non si possono avere 15 inchiostri color melanzana, poi uno può fare come vuole naturalmente, se uno piace il color viola. Uno si può divertire a collezionarli, a usarli, perché poi la roba bisogna anche utilizzarla. Però, secondo me, se scelto con cura questo, se vi piacciono le tonalità sul borgogna scuro, viola, è assolutamente da valutare. Questo periodo Meiji di cui abbiamo parlato porta sì dei vantaggi alla società giapponese che si apre al mondo esterno, ma ahimè, ci sono anche delle conseguenze un pochino negative, perché l'aprirsi al mondo esterno porta anche alla volontà del Giappone di intraprendere una strategia espansionistica molto, molto, molto aggressiva. E quindi iniziano le guerre sino-giapponesi con la Cina, appunto, e poi la guerra con la Russia nel 1904, che porteranno il Giappone ad essere in una posizione predominante in Estremo Oriente, perché di fatto arriverà a controllare la Corea, arriverà ad avere dei possedimenti anche in Manciuria, in Cina, l'isola di Sakhalin, le isole Kurili, di cui ancora dopo 120 anni si sono ancora contese. Quindi insomma, bello il periodo Meiji, ma purtroppo tutte le innovazioni portano anche qualcosa di negativo. Ovviamente
stato un bene che sia finita l'età feudale, per carità, però era per darvi un quadro totale, per darvi un quadro totale di questa, di questo periodo Meiji. Poi dopo il periodo Meiji cosa viene? Viene la prossima recensione del prossimo inchiostro che dovete assolutamente vedere, perché dopo il periodo Meiji viene il periodo Taisho. Taisho? Non so come si pronuncia. Dove vedremo un altro inchiostro molto particolare, molto bello, a mio avviso un po' meno versatile di questo, ma dalle tonalità caldissime molto, molto particolari. Per il resto che dirvi? Spero di non avervi annoiato con queste pillolette di storia. L'inchiostro è costosetto, mi pare che costi 15 euro, però ecco, se volete farvi un regalo un po' particolare, tenetelo sicuramente in considerazione, perché Kuretake fa inchiostri e prodotti per la cartoleria eccellenti. Un grande abbraccio a tutti da Stile Orso, ci vediamo prestissimo con un'altra recensione, con la continuazione, se vorrete, di questa piccola storia del Giappone moderno. Grazie mille, un abbraccio a tutti.